Franco Grosso, presidente dell'Associazione Storia di Piazza, qui a Domodossola a presentare lo spettacolo Verso la Croce. Di cosa si tratta? Come nasce? È l'ultimo evento di una rassegna di 6 spettacoli nei Sacri Monti del Piemonte, del Nord Piemonte, da Oropa, Varallo, Orta, Giffa e l'ultimo appunto è Domodossola, con il quale partecipiamo a un progetto Interreg che si chiama Cœur, nel cuore dei cammini d'Europa, che ha come obiettivo la valorizzazione di alcuni cammini storici devozionali nella parte appunto dell'Alto Piemonte, dedicati soprattutto alle vicende della storia di San Carlo Borromeo. In questo caso Verso la Croce è l'ultimo di questi eventi ed è, come abbiamo fatto in altri casi a Giffa e a Locarno, un cammino spettacolo, cioè inizieremo con un momento musicale, corale e di lettura qui alla Cappella Mellerio, il centro di Domodossola, il Borgo della Cultura, per poi salire a piedi sul Far della Sera verso il Calvario, dove ci sarà un momento molto scenografico e molto particolare con l'apertura di un grande presepe che Storia di Piazza ha creato l'anno scorso e che ha già portato in altri luoghi, il gran presepe appunto di Storia di Piazza. Ma sarà anche l'occasione per un momento molto importante di ricordo di una persona che mi è cara, perché era un mio amico originario del mio stesso paese biellese di Mosso, il professor Antonio Rista, scomparso un anno fa, con il quale già 3 anni fa avevamo ipotizzato questo spettacolo, questo evento, e certamente non avrei voluto svolgerlo in questo modo e purtroppo è successo, però ne ricorderemo la figura durante questa giornata. La pace è anche uguale a felicità. Se uno ti viene a dire che un tale parla male di te, non cercare di difenderti, ma rispondi: senz'altro costui ignora gli altri i miei difetti, altrimenti non avrebbe parlato solo di questi. Accusare gli altri delle proprie disgrazie è conseguenza della nostra ignoranza. Accusare se stessi significa cominciare a capire, non accusare né sé né altri. Questa è vera sapienza. Dio ci ha dato 2 orecchie, ma soltanto una bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà. La felicità sta nell'equilibrio fra ricompensa e meriti, nelle piccole cose di questo mondo e nel senso della misura. Mm-hmm.